Consiglio di Stefano, prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Prima di tutto mi compiaccio che tutti i gruppi politici abbiano utilizzato qualche minuto del loro prezioso tempo per insultarci, tra l'altro facendo figure barbine come quella del deputato Lupi che parlando di aritmetica scambia addendi con fattori. Vabbè, lui sì, ignora evidentemente che il Movimento 5 Stelle, e mi dispiace anche questo immagino, è il gruppo politico col più alto numero di titoli accademici della storia della Repubblica Italiana, questo ve lo ricordiamo anche oggi. Voi ci offendete pensando di intimorirci, invece ci dimostrate soltanto che avete paura e questo ci dà forza, sinceramente. Ora andiamo nel merito di questa assemblea che dovrebbe parlare di Consiglio europeo. Sinceramente non c'era molto da attendersi dalle parole di Gentiloni e infatti non ho sentito nulla di nuovo rispetto Onorevole a Letta Polverini. e Renzi. Fa parte di quelli che ha paura, Presidente, non fa niente. Ho Onorevole Di Stefano, sentito prosegua. talmente tante parole inutili prima di questi summit, sempre più vuote e lontani dalle esigenze delle popolazioni, che è impossibile dargli alcun credito. E hanno ragione tutti quelli che hanno detto questa mattina che avete passato 5 anni, soprattutto Renzi, a scagliarsi contro un'Europa del fiscal compact, del pareggio di bilancio, del regolamento di Dublino, che però voi stessi avete firmato in tutte le occasioni possibili. E vi do una notizia, avete ancora un'opportunità per redimervi, perché il famoso fiscal compact che tanto accusate, come noi, di essere la causa di tanti mali di questione europea, entro dicembre potrebbe essere inserito nei trattati dell'Unione Europea, perché ad oggi non lo è ancora, nonostante sia vigente, e l'Italia potrebbe avere un ruolo fondamentale in seno al Consiglio europeo per bloccare questo scellerato accordo. Cosa farà il Presidente del Consiglio Gentiloni? Io credo che l'abbia scoperto proprio in questo istante che ha questa opzione, perché non se n'era mai neanche domandato. Vi dirò invece alcune cose per cambiare anche un po', diceva bene poc'anzi l'onorevole Cicchitto, questa sembra un po' la messa cantata ogni volta. Prendiamo qualche argomento nuovo ogni tanto, ma uno ovviamente va dibattuto prima, quello sugli immigrati e quindi sulla Libia. Le nostre soluzioni le avete sul tavolo ormai dal dicembre 2014, ogni tanto tra l'altro in campagna elettorale le siete anche prese e rilanciate per fare un po' di clamore. Mi soffermerò quindi su altro, non ve le voglio rispiegare, però una cosa mi preoccupa sinceramente, l'ipocrisia con la quale spacciate il lavoro del ministro Minniti come funzionale e risolutivo. Sappiamo tutti che non c'è nulla di progettuale, di lungo periodo in ciò che state facendo. La prova ce la dà la storia. Gli stessi accordi in Libia li fece Berlusconi prima di voi e il risultato è sotto gli occhi di tutti. In più voi avete aggiunto un tassello negativo, perché quantomeno Berlusconi gli accordi li fece con un presidente, poi lo vendette al miglior offerente, però li fece con un presidente. Voi li state facendo con delle milizie non meglio identificate, il che renderà tutto molto pericoloso fra qualche anno. Dite che i flussi siano in diminuzione, ma non dite la verità. I flussi sono solo sospesi, perché paghiamo, stiamo pagando per bloccare i flussi. Quando salterà nuovamente il banco riprenderanno. Intanto nulla fate sull'unica cosa che servirebbe davvero, dei sani accordi di partenariato tra tutti i paesi del Mediterraneo allargato e dell'Africa nera, per creare delle condizioni migliori che evitino la partenza dei migranti. Altro che Schengen, altro che Dublino, dobbiamo creare delle condizioni migliori in quei paesi. Servono accordi coraggiosi, infrastrutture, connettività e sviluppo tecnologico. E poi sarà il momento di puntare sui rimpatri volontari. Siete in grado di fare questo? Io non lo so, però avete ancora qualche mese per dimostrarlo. Punto 2, una materia che sembra molto lontana da noi, ma non lo è. Iran. Sembra una questione veramente lontana dalle dinamiche italiane ed europee. Non lo è affatto, però. Donald Trump, fino a poche ore fa, considerava una possibilità reale la fine dell'accordo sul nucleare del 2015 con l'Iran, cosa che Teheran stessa considera come la cessazione immediata dell'accordo. Noi riteniamo che l'accordo sia fondamentale per assicurare il regime internazionale di non proliferazione nucleare, così come la pace e la stabilità della regione. E fortunatamente i rappresentanti di Russia, Cina e Unione Europea la pensano alla stessa maniera. Ma voi cosa pensate? Avete una posizione autonoma o aspettate direttive dall'estero? No, perché io non ho mai sentito il Premier Gentiloni dire una parola sulla questione dell'Iran. Se non ve ne foste accorti, tra l'altro, c'è tanto in ballo, perché il capo dell'Organizzazione dell'Energia Atomica dell'Iran, Ali Akbar Salehi, ha assicurato proprio ieri che l'Iran è in grado di tornare in 4 giorni ad arricchire l'uranio del 20%, e a questo aggiungiamo gli svariati interessi economici italiani e la vasta platea di nostri imprenditori che finalmente operano nuovamente in Iran dopo che sono interrotte le sanzioni. La volete prendere una posizione o no?
non bastano le parole, servono fatti concreti, vale a dire pressione verso Trump e l'amministrazione degli Stati Uniti, da parte soprattutto dei membri dell'Unione Europea. Farete qualcosa o sarete come sempre lo scendiletto di Washington? Punto 3. Siria. Partecipando al forum transatlantico sulla Russia, presso il Centro Studi Americani a Roma, l'ainoi ministro degli esteri Gino Alfano ha dichiarato codeste parole. L'azione russa in Siria, con gli accordi raggiunti ad Astana, che ha contribuito a implementare un cessate il fuoco nel momento in cui non ci riuscivano i negoziati di Ginevra. In un solo colpo Alfano ha confermato che l'imposizione delle sanzioni alla Russia, l'embargo criminale contro la Siria e il sostegno attivo ai ribelli cosiddetti moderati che hanno devastato in 6 anni il paese, sono stati un misero fallimento. Alfano ha semplicemente confermato che la politica estera italiana di Monti, Renzi e Gentiloni, succube dei diktat di Bruxelles e Washington, è stata un fallimento totale. Ma la cosa che ci rincuora è che in contemporanea ha quindi confermato quanto sia stata saggia e giusta la politica estera del Movimento 5 Stelle in questa legislatura. Perché se è vero che la Russia ha aiutato a stabilizzare la situazione in Siria, è pure vero che l'Italia ha fatto di tutto per destabilizzarla, con milioni tra morti e profughi al seguito. E saremmo noi inesperti, una cosa che continuate a ripetere in continuazione. Pensate che il Movimento 5 Stelle, con decine di atti parlamentari, tra l'altro molti di questi a mia prima firma, chiede da anni, la fine delle sanzioni alla Russia, non un nemico da colpire ma un prezioso alleato contro la guerra e il terrorismo e soprattutto il ripristino del dialogo in Medio Oriente. Sulla Siria chiediamo queste 3 cose da anni: eliminare le criminali sanzioni al popolo siriano che hanno alimentato terrorismo e distruzione del paese causando centinaia di migliaia di morti civili, fare pressione sugli alleati, sauditi in particolare, che continuano a sostenere i gruppi terroristici al fine di fermarli, riallacciare le relazioni con il governo legittimo di Damasco, riconosciuto oggi persino dalle Nazioni Unite. Tutto ciò è esattamente quello che sosteniamo, ripeto, da anni, non solo a parole ma in svariati atti legislativi facilmente reperibili. Passiamo dalle parole ai fatti, caro governo. Votate una delle nostre risoluzioni e mettete nero su bianco il misero fallimento della vostra politica estera. Punto 4. Disarmo nucleare. Il premio Nobel per la pace quest'anno è andato all'ICAN, la campagna internazionale per abolire le armi nucleari. Una questione, quella del disarmo, che è al centro del programma di politica estera del Movimento 5 Stelle. Pensate, siamo talmente inesperti, non pronti all'altezza, che 2 degli esperti che hanno collaborato nella stesura del nostro programma, Claudio Gian Giacomo e Joachim Lau, fanno parte della IALANA, una rete internazionale di avvocati e giuristi parte dell'ICAN, che si batte da anni per il disarmo nucleare ed è stato persino coinvolta nel negoziato con le Nazioni Unite che ha portato allo storico trattato sul disarmo nucleare. L'Italia guida PD cosa ha fatto al riguardo? Tenetevi forte, perché tanto per cambiare avete ricoperto di vergogna il nostro paese, votando a favore dell'avvio dei negoziati in sede ONU, per poi cambiare rotta con un voto contrario e giustificarvi, dopo una mia interrogazione parlamentare, dicendo che si trattò di, virgolettato, un errore tecnico dovuto alla tarda ora della notte. Cioè vi siete addormentati sulle armi nucleari, sembra una barzelletta e invece è la vostra politica, tragicomico come tutto il percorso di politica estera di Renzi e Gentiloni. Dai membri di questa stessa rete che ha vinto il premio Nobel per la pace è nata anche una legge di iniziativa popolare che prevedeva una regolamentazione chiara sui trattati, sulle basi militari e sul divieto di transito di tutte le armi atomiche presenti sul nostro territorio. Una legge che noi abbiamo portato al voto di quest'Aula qualche mese fa e voi avete liquidato con un voto che ha soppresso tutti gli articoli in commissione e quindi poi ha reso la legge inattuabile anche in Aula. Voi di sinistra con lo sguardo a destra siete incredibili, esultate come avete fatto su Twitter in questi giorni per il premio Nobel all'ICAN, però poi quando arrivi in aula una loro proposta la bocciate, forse nemmeno l'avete letta perché voi siete gli esperti d'altronde, no? In un momento in cui 120 paesi nel mondo appoggiano con forza il disarmo nucleare attraverso l'ONU, noi lavoriamo nei fatti per questo obiettivo. L'abbiamo anche nel programma, come tante altre cose. Sai, noi in programma ce l'abbiamo. L'Italia, al contrario, fa la parte, come sempre, dell'inesperta, di colei che non è all'altezza. La colpa di tutto questo è, tanto per cambiare, del Partito Democratico e della maggioranza che lo sostiene. Presidente, i cittadini italiani ormai hanno capito la storiella. Ci definite inesperti, non pronti, non all'altezza, ma a farlo siete sempre voi, quelli che si sono trovati nella parte del torto e nella parte sbagliata della storia negli ultimi 20 anni. A farlo siete sempre voi, quelli che vengono in quest'Aula a ripetere sempre parole vuote, come ha fatto stamattina il nostro Presidente Gentiloni. Molto presto avremo un Presidente del Consiglio, un Ministro degli Esteri che andranno in Europa a fare gli interessi dell'Italia, a lavorare perché il multilateralismo, la cooperazione tra i popoli si affermino in un sistema che rispetti finalmente la sovranità, l'indipendenza e la non ingerenza in ogni singolo paese della terra. Noi, gli inesperti, siamo pronti. Bueno, es...